Ecco, aspettiamo il nostro consulente, secondo me è il consulente. Eccolo qua. Allora, buonasera a tutti. Scusate per il disguido, perché questa serata, scusate, buonasera. Allora, scusate per il disguido, perché questa serata doveva essere una scuola, un'occasione per fare un po' scuola, no? Prima di tutti per noi consiglieri comunali e per il gruppo, insomma, no, non pensavamo sinceramente di quanta gente che c'aveva voglia di tornare a scuola, sinceramente. E quindi poi pensavamo di poterla fare su al nostro angolo a 5 stelle. Poi dopo un'ora che avevo messo il manifestino su Facebook, c'avevo 53 condivisioni, allora abbiamo capito che forse ci poteva essere un problema logistico. Allora un po' mi dispiace per le persone che sono andate prima in via Roma, abbiamo messo Stefano a far vigile lì, a mandare vicino dalla cartina, insomma, vabbè, siamo tutti un po'... dovremmo gestire anche problemi di troppa gente, no? Però è meglio avere quelli dei problemi, piuttosto quelli che hanno certi partiti, insomma, che ce l'hanno il contrario. Allora, buonasera a tutti. Perché questo appuntamento? Si parla spesso di partecipazione, si sente troppo forte forse? Allora, si parla spesso di partecipazione dei cittadini, no? Ma se il cittadino non è in grado di capire come funziona anche tecnicamente, come funzionano tecnicamente alcune dinamiche dentro le amministrazioni, è chiaro che la partecipazione rimane una parola vuota, sterile, che non ha senso. Allora, prima di tutto, dobbiamo noi cittadini imparare a capire certi meccanismi, e questo poi ci consentirà poi di partecipare e di poter anche incidere dentro quei meccanismi. Un ragionamento molto semplice. Noi non è la prima volta che facciamo appuntamenti di questo tipo, ne avevamo fatto uno l'anno scorso a giugno, subito dopo le elezioni, tra l'altro in un posto bellissimo, per la nostra Villa Borgognoni, dove c'è l'ostello, un posto bellissimo. Maria Teresa aveva fatto, che è consigliere comunale insieme a me qua a Iesi, aveva fatto una relazione bellissima sul funzionamento proprio del consiglio comunale, le mozioni, le interrogazioni, cose basilari, in modo che un cittadino che va lì capisce che cosa vuol dire una mozione, cosa è un'interrogazione, chi è un consigliere di maggioranza, minoranza, un assessore, un sindaco, cose che magari non tutti ovviamente conoscono. Stasera andiamo un pochino più nel dettaglio e andiamo a vedere forse uno dei punti cruciali della vita di una comunità, e cioè come vengono spesi i soldi della comunità, come funziona il bilancio comunale. Non è semplice, perché quando ci arrivano le prate di bilancio, l'ultima ci aveva, come padre, Maria Teresa, 150 pagine d'allegato, cioè è una cosa piuttosto complicata, però alla fine neanche troppo, perché poi basta trovare dei bravi maestri che ce la spieghino, e noi abbiamo trovato, la dico? Ma io la dico perché ci credo, secondo me una un po' il meglio che può esprimere il Movimento 5 Stelle qua nelle Marche. Abbiamo trovato abbiamo trovato forse una delle personalità del movimento che più, insomma, più ci sia, più capace, vedrete. Lui Fabio Bottiglieri fa parte del gruppo di Civitanova, lui era anche candidato alle ultime elezioni al Senato. Niente, vedrete, ci racconterà perché Fabio, lo fa per lavoro. Però oltre a farlo per lavoro a Civitanova, penso un attimo, ce li dai 5 minuti in cui ci dite cosa state combinando, ci dici cosa state combinando a Civitanova, così capite perché Fabio Bottiglieri, perché Civitanova e perché. Però questa cosa va un po' sottolineata, perché il Movimento 5 Stelle è prima di tutto rete, no? Ma la rete non è web, lo streaming, Google, quelle robe lì, non è quello. La rete è che quando serve una persona, una professionalità che non hai nel tuo gruppo, la vai a chiedere in un altro gruppo che fa parte di quella rete. Quella è la prima cosa. Per esempio, se a Civitanova si azzardano a proporre una centrale a biogas, già lo sanno che ci andavano, ci stavano provando. No, ci stanno provando di 24 ore fa la notizia in certi giorni. Ecco, capito, quindi il favore toccherà ricambiarlo subito, già lo devo. No, sono sicuro che ci penseranno bene, speriamo, con quel pollare che tira poi. Allora, al di là di questo, sono pure un po' male stasera,
Prima di iniziare la reazione di Fabio, volevo chiamare un attimo, c'è la Maria Teresa che un qualche minuto dobbiamo fare un piccolo aggiornamento per le questioni degli esi, che non sono solo degli esi, perché vedrete che riguarderanno anche un po', secondo me, problematiche che avete un po' anche stasera. Vedo gente un po' da tutti i gruppi, no? Tantissime persone, quindi sarà un momento, un attimino di qualche minuto, come Maria Teresa ci farà un po' il punto su cosa sta succedendo anche qua agli esi, su alcune questioni vitali di questa città. Cioè, sono un momento piuttosto delicato per alcuni passaggi, quindi prima di iniziare la reazione di Fabio, magari Teresa, se potevi fare anche un po' il punto situazione, no? Come diciamo noi, il punto della situazione. Vai.